Tratterò ovviamente temi che attengono soprattutto in questa fase storica nostra, molto triste, dove ci sono dei processi in essere di cui mediamente il popolo non sa nulla, perché non vengono fornite al popolo le informazioni e gli strumenti necessari per poter capire a fondo quello che nel nostro pianeta sta accadendo. E quello che sta accadendo è una grandiosa trasformazione che modificherà per sempre la natura del pianeta Terra e della stessa umanità. Ma questo processo, che sul piano materiale della società è governato principalmente dalle elite, dicesi elite, quelli che hanno in mano il mondo, che non sono quei quattro pagliacci che siedono alla Casa Bianca piuttosto che al Parlamento italiano. La vera elite che governa il mondo è sconosciuta per un motivo molto pratico. Il nemico che non si conosce non può essere sconfitto. E quindi questi personaggi, che sono quelli che hanno in mano l'alta finanza di tutto il pianeta, mandano avanti dei burattini in tutti gli ambiti delle istituzioni umane che prendono ordini. Tutti quanti prendono ordini e tutti quanti propongono al popolo la stessa narrativa. Oggi, grazie ai social, esiste una, chiamiamola, controinformazione, ma il potere non è stupido e anche la controinformazione è manipolata, cioè è veicolata verso una divisione, uno scontro, dove di fatto la verità in mano non ce l'ha nessuno, né la controinformazione né l'informazione del sistema, che è un'informazione assolutamente fasulla, inventata di sana pianta, dove tutto viene stravolto e mistificato. Quindi l'umanità ha un grossissimo problema, non è in grado di gestire quello che accade, non è in grado di gestire, pur essendo il popolo quello che potrebbe di fatto cambiare la situazione in campo, ma il popolo non ha gli strumenti, quindi da un lato tutta la massa conformata, da un altro quella piccola quantità che cerca di ribellarsi, diciamo così, ma che di fatto però non ha gli strumenti per farlo e quindi finisce che quelli pro e quelli contro vengono usati dalle elite per il loro fine. Tutte e due inconsapevoli di come stanno veramente le cose. Perché questo? Perché l'umanità vive da migliaia di anni in una terribile situazione di inganno, dove la scienza più alta che serve per governare la nostra vita è stata relegata, messa all'angolo in quelli che noi chiamiamo credo religiosi. I credo religiosi sono una invenzione umana, una distorsione umana di cose vere. Il credo religioso di fatto fa di noi dei fans, dei fanatici, dei seguaci che acriticamente accettano una visione piuttosto che l'altra, non rendendosi conto che nessuna delle visioni serve per risolvere il problema. E quindi sono migliaia di anni che frequentiamo i templi, che seguiamo i cosiddetti sacerdoti, ma la storia dell'umanità è sempre la stessa: il popolo che soffre e i potenti che governano. Quindi il popolo non riesce da migliaia di anni a prendere in mano la situazione e a riformarsi, ad evolversi e ad emanciparsi dal giogo di chi ha in mano il sistema.